Torniamo in studio per cambiare argomento, ci occupiamo della siccità, dello stato di emergenza dichiarato ieri dalla Regione Toscana. Ora ovviamente servono soldi per mettere gambe ai provvedimenti che la Regione Toscana intende adottare per circoscrivere il fenomeno dell'emergenza siccità. Ascoltiamo il Presidente Rossi. È la terza emergenza di siccità che si verifica negli ultimi 10 anni, 2003, 2007 e adesso 2012, il che ci deve portare a far pensare che siamo di fronte ad un mutamento climatico con cui dobbiamo fare conti, non è solo un episodio. I primi provvedimenti da prendere sono quelli su cui si è già lavorato, una campagna di comunicazione ai cittadini per un uso corretto e rigoroso della risorsa che può aiutare. Poi stiamo investendo 20 milioni che attiveranno 117 milioni circa di interventi che le società dell'acqua potranno utilizzare. Metà di questi, circa 60, potranno essere collocati sulla riparazione e sul miglioramento delle tubazioni. Bisogna soprattutto ridurre le dispersioni. È vero che non abbiamo livelli altissimi in Toscana anche rispetto ad altre regioni, ma si può fare ancora molto per ridurre le perdite dei tubi dell'acqua. E poi abbiamo pronto il regolamento dell'emergenza idrica che porteremo presto in Consiglio regionale. E abbiamo anche stanziamenti che vengono dall'agricoltura per consentire la realizzazione di piccoli invasi che potranno, diciamo, sopperire per una fase. Sono 2.400 gli invasi che sono stati censiti, una parte di questi andranno riattivati, si allocheranno risorse perché ci siano anche questi interventi per l'agricoltura. Ai sindaci chiederemo già nelle prossime settimane di formulare le ordinanze per un uso corretto, perché si evitino sprechi, perché non si lavino le auto, ad esempio, e si faccia un uso parsimonioso della risorsa. E sul problema siccità abbiamo sentito anche gli assessori regionali, Anna Rita Bramerini e Gianni Salvadori. In alcune aree della Toscana la ridotta piovosità dalla mancata acqua della primavera dello scorso anno fino all'autunno di quest'anno in cui non è piovuto, è una primavera del 2012 che si presenta, a parte la breve pioggerella di oggi, sommariamente un periodo abbastanza siccitoso, ha determinato in alcune zone una carenza di acqua che si aggira intorno al 75% se paragonata agli stessi periodi del 2011, e in alcuni casi, anche osservando gli scenari degli ultimi 10 anni, la situazione sta toccando punte mai raggiunte come quelle che interessano il bilancino, che nemmeno nel 2003 ebbe una situazione così significativa, proprio perché la pioggia fu distribuita, quella poca che arrivò, in maniera diversa. Invece quest'anno non c'è stata affatto, e quindi il bilancino è ormai a metà di quella che è la sua disponibilità di capienza. Abbiamo dichiarato lo stato di emergenza, abbiamo una 15-20 giorni per decidere le cose che dovremmo realizzare. Intanto diciamo ai cittadini di stare attenti all'uso dell'acqua in maniera vera, e quindi poi procederemo secondo anche gli eventi meteorologici che si susseguiranno. Io mi auguro che piova, così come le previsioni ci fanno sperare, e quindi che almeno questo problema sia superato. Ma i temi veri e ulteriori che noi abbiamo è se non risolviamo in maniera strutturale la vicenda dell'uso dell'acqua in Toscana, per quanto riguarda il vivaismo, e quindi il 30% del PIL agricolo toscano, gli olivi e anche alla fine il nostro vino, i nostri vitigni. Avete sentito, speriamo che piova, diceva